Saluti a tutti. Molti di voi mi hanno chiesto di riproporre con audio e grafica più comprensibili i primi 5 video di presentazione della lingua sardo-latina che ho pubblicato su questo canale dal 3 al 15 maggio 2020. Altri tempi, altra tecnologia, altri risultati. Non voglio però sottrarre del tempo e passo direttamente a descrivere l'effetto del fondatore linguistico, termine che ho coniato prendendolo in prestito dalla genetica, per spiegare il senso di una parola, il significante, il significato e il suo valore intrinseco. Ad esempio, il lessema perágula in sardo significa parola, quindi quello che noi leggiamo, il significante perágula, lo associamo al significato o concetto di parola. Questo termine per noi sardi ha anche un valore intrinseco, poiché perágula compone la perifrasi peri sagula, che tradotto in italiano vuol dire attraverso la gola. Questo lemma spiega l'azione fisica dell'aria che dai polmoni passa per la gola e produce il suono del linguaggio. Pertanto in questo caso vi è per i sardi l'effetto del fondatore linguistico. Se invece provo con il lessema sillaba, quello che noi leggiamo è il suo significante, mentre ciò che noi intendiamo per sillaba e che ci dà il suo significato è l'unità fonetica minima costituita da una vocale accompagnata solitamente da una o più consonanti. Ma qual è il valore intrinseco di sillaba? In altre parole, che cosa vuol dire sillaba? Analizzato così com'è, il termine non dice proprio niente, ma se sappiamo che anticamente tale lemma era scritto sullaba e veniva pronunciato in modo diverso, le cose cambiano. Contrariamente a quanto si insegna il latino nelle scuole italiane, la Y greca trascriveva sempre la nostra U sardo-latina, mai la I. Inoltre, le consonanti doppie gemelle, nel caso specifico la doppia L, come sostenevano Plinio il Vecchio e Velio Longo, rappresentavano nella scrittura anche il suono cacuminale, riportato con il simbolo D nell'alfabeto fonetico internazionale e trascritto in sardo attualmente con la doppia D. In conclusione, con le regole grammaticali del tempo, il termine si identificava con sudaba. Riportando tale parola alla sua origine, si riesce già a intravedere qualcosa, perché suda in sardo vuol dire fagiolo selvatico. Ancora quelli della mia età ricordano che nella scuola primaria si contava i numeri e le sillabe con i fagioli, per cui sudabare aveva il significato di contare i fagioli. Quindi sudaba ha nella lingua sarda un effetto del fondatore linguistico. Nella storia romana, il dittatore Mario Silla, che noi conosciamo con tale nome dai libri di testo, si chiamava Sudda, scritto Sulla, che voleva dire fagiolo. Cicerone, ad esempio, era scritto Cicere, in ablativo singolare, e significava cece, detto in capitanese Cigiri. I cagliaritani, durante la cacciata dei piemontesi nella giornata di Sadì e de Sasardigna del 1794, per individuare i continentali che si erano nascosti tra la popolazione, chiedevano ai sospettati di ripetere la parola Cigiri, Nara Cigiri, che solo chi era del posto riusciva a pronunciare correttamente. Un altro personaggio della Repubblica Romana, resosi famoso per aver congiurato contro lo Stato, è Lucio Sergio Catilina. Sui nostri libri di storia il suo nome compare come Catilina, mentre invece anticamente era scritto Catellina e si pronunciava Catellina, che in sardo vuol dire cagnetta. Pertanto solo in Catellina troviamo il suo valore intrinseco, che è l'effetto del fondatore. Come si apprende da questi esempi, i romani, che appartenevano alle gentes, avevano solitamente tre nomi: il praenomen Lucio, che sarebbe il nome, il nomen Sergio, che indicava il cognome, è il cognome Catellina, che era un soprannome. Per comprendere meglio il concetto e comparare una lingua con un'altra, prendiamo a esempio il lessema cubito, l'unità di misura dell'antichità che andava dal gomito alla punta del dito medio ed era lunga 44,44 cm. In latino il cubito era scritto cubitum, che senza la desinenza finale M del nominativo o accusativo singolare era uguale al sardo cubitu, che vuol dire gomito, ossia l'elemento anatomico da cui è scaturita tale misura. In altre parole, il cubitu, gomito, è il fondatore linguistico della misura cubitu. Gli inglesi fino a poco tempo fa usavano ancora il cubit come unità di misura.
Per gli inglesi, quindi, il significante era il cubit e il significato l'unità di misura. Il cubit per gli inglesi non ha un valore intrinseco, perché nella loro lingua il gomito è chiamato elbow. Pertanto siamo certi che non sono stati gli inglesi a coniare quel termine. Dal momento che il cubito era una unità di misura utilizzata nell'antichità, vale a dire prima che Roma conquistasse il suo impero, è chiaro che su tale nome il primato spetta solamente ai sardi. Il sardo è una lingua fossile, rimasta invariata per millenni, poiché possiede una struttura sillabica simile a quella di una catena metallica indistruttibile. Ogni vocale è legata a una o due consonanti che si uniscono per comporre una parola. Talvolta, con il tempo e a seconda del luogo, questa catena perde un anello, ossia una consonante, che non spezza però il legame tra sillabe. Ipoteticamente, potremmo ricomporre la catena aggiungendo l'anello mancante, poiché riusciamo a recuperarlo da un'altra variante del sardo che lo ha tenuto. Quindi, al lemma per aula logudorese possiamo aggiungere la consonante mancante G della peragula nugorese. Se in linguistica una consonante fa la differenza, una vocale può costituire ragione di vita o di morte, poiché un conto è dire Marte, il pianeta rosso, un altro è dire morte, fine della vita. In questa comparazione, cambiando una sola vocale, cambia del tutto il significato del termine. La prima lettera dell'alfabeto sardo latino, ma anche greco, è la vocale A, che disegna in modo stilizzato le corna di un bue. Per questo la lettera alfa greca, derivata da Aleph, che significa bue, proviene a sua volta dal glifo egizio che riporta la testa di un bue. In sardo, nel mio paese, quando si vogliono ottenere le ante della porta socchiuse, che raffigurano una A stilizzata, si dice pones ajanna a un uboe, vale a dire metti la porta a un bue. Inoltre, la prima lettera dell'alfabeto iperboreo era arborea. L'emblema degli arborea si rifà all'alba, la nascita del sole, detta in sardo arbeschida, e al pioppo bianco o custi arbu, considerato l'albero della vita. Agli albori del long sardus, le voci principali erano composte solo da due sillabe, locu, luogo, lacu, lago e acqua, e focu, fuoco. In questi casi ho sostituito solo una vocale e una consonante. Luce, luce, era composta ugualmente da due sillabe che, se invertite, diventano chelu, cielo, sinonimo di luce. Le forze primordiali della natura si equivalevano anche nella scrittura, con la sola variazione di una lettera. Mamma e babbo ridondano, poiché ripetono le stesse consonanti nelle due sillabe per facilitarne il suo apprendimento. Questa che vedete nella diapositiva è la stella di Nora, datata al IX secolo a.C., in cui compare per la prima volta la parola Sardegna. La lapide ci mostra che la scrittura era lineare, perché in precedenza era verticale e che andava da destra verso sinistra, quindi le lettere sono voltate a sinistra. Inoltre, come potete osservare, non contiene le vocali, che saranno inserite nell'alfabeto in un periodo successivo. Una volta introdotte nella scrittura, le cinque vocali consentirono una migliore lettura della lingua utilizzata nel testo. A un certo punto della storia romana, presumibilmente intorno al primo o secondo secolo a.C., entra dal greco nell'alfabeto latino la vocale Y, chiamata Y, che si pronunciava come la U tedesca con la umlaut sovrastante, che troviamo nella parola Müller. Come già accennato, leggere la Y come una I è un errore, specie per noi sardi, che abbiamo mantenuto inalterati tantissimi lessemi, quale ad esempio Murta, scritta in latino Murta, nominativo singolare, pronunciato erroneamente Mirta, similmente all'italiano Mirto. Errori di questo genere si sono rivelati anche in nomi ben più importanti, come nel caso del mare Tirreno, che viene scritto in latino Turrenum e pronunciato Tirrenum. Seguendo una corretta trascrizione, il termine deve invece essere letto come Turrenu, senza la desinenza M finale del nominativo singolare, perché il sardo non possiede i casi del latino. È importante chiamare Turrenu il mare che circonda la Sardegna, poiché nel suo significante è contenuto il valore intrinseco del suo significato, Turru, il bastone del Tirso. Il grafema della V latina poteva rappresentare nella scrittura sia la consonante V sia la vocale U.
Ma allora come fare a riconoscere quando questa lettera svolgeva funzione di consonante o quando riportava il segno di vocale? Semplice. Dal momento che le parole erano strutturate in sillabe, una consonante doveva per forza appoggiarsi a una vocale. Per cui in linea di massima, quando il segno V era seguito da vocale, rappresentava una consonante. Ad esempio, in Vultum, la V è legata alla vocale ed è per forza una consonante. Nell'alfabeto latino, un altro segno grafico aveva il doppio valore di vocale e di consonante ed era la I, che trascriveva sia la vocale I sia la consonante Z. Ci tengo a dire che questa è una mia scoperta assoluta. La Z che conosciamo oggi, quella per intenderci con la barra obliqua, è una lettera relativamente recente, poiché i greci l'hanno coniata nel IV secolo a.C., per non confonderla con la iota. In questa immagine mostro un vaso greco del 420 a.C. in cui compare la lettera Z ancora con la barra dritta. Occorre sottolineare che la scrittura è una convenzione, definita dalle autorità preposte, e si evolve con il tempo e a seconda degli usi e delle consuetudini, che poi si trasformano in segni linguistici. Attenzione, questo non vuol dire che sia arbitraria. Essa rappresenta un codice dei più perfetti, condiviso da chi scrive e da chi legge. La lettera Z si chiamava consonante doppia poiché andava in abbinamento con un'altra consonante. Ma allora, come riconoscere quando svolgeva funzione di consonante o di vocale? Semplice. Prendiamo ad esempio il sostantivo figlia, scritto in latino filia. Qui la prima I, su cui cade l'accento, è una vocale, poiché si lega solo alla consonante iniziale F. La seconda I, attona, è preceduta dalla consonante L e seguita dalla vocale A, per cui insieme alla L costruisce una consonante doppia ed è per questo una Z. Il sostantivo figlia si deve pertanto leggere filza. In questo caso filza equivale al sardo logudorese fizza, al campidanese filla o alla variante filgia di Mesania, la parlata intermedia tra il logudorese e campidanese. Anche l'italiano figlia mantiene il gruppo consonantico più vocale. Qui occorre aprire una parentesi sulle consonanti L e R che venivano denominate liquide perché all'interno di parola potevano subire dei mutamenti o degli spostamenti. Ad esempio, la L poteva essere sincopata, vale a dire fatta fuori, e assimilata regressivamente dalla successiva Z, come nel caso del logudorese fizza. Poteva pure essere raddoppiata assimilando progressivamente la successiva Z, come nel caso del campidanese filla. Oppure, la stessa L poteva essere mantenuta, come nella particolarità della lingua di Mesania, il territorio linguistico sardo della iperborea o supraarborea, con filgia. In altre circostanze, come ad esempio nel caso di Inzulzu, ovvero sia soprannome, che tradurrebbe il latino in Iulius, la L teneva la sua posizione e la sua pronuncia originaria insieme alla successiva Z. Prendiamo ora in considerazione il nesso R più I più vocale, che è più stabile, con l'esempio latino di corium, uoio, che deve essere letto corzu, come in sardo. Similare prova di consonante doppia è riportata nel nesso N più I più vocale. Nel latino testimonium, testimone, trova riscontro il sardo testimons. Il gruppo T più I più vocale, presente nella parola latina resistenza, equivale al sardo resistenza o resistenza. In questo caso notiamo una differenza rispetto agli altri esempi. La consonante Z esprime un suono sordo, TS, e non sonoro, DZ. Per capire quando un suono è sordo o quando è sonoro, basta appoggiare la mano sulla fronte e sentire vibrare le corde vocali. Pronunciando la parola pizzu, panna in sardo, sentiremo vibrare le corde vocali, poiché il suono è sonoro. Se invece pronunceremo pizzu, pizzo, non sentiremo vibrare le corde vocali poiché il suono è sordo. Essendo la consonante T che precede la I consonantica di suono sordo, anche la Z che segue diventa sorda. Lo stesso risultato si ottiene con il nesso C più I più vocale, in cui il latino braccium diventa brazzum, braccio in italiano. Essendo la C una consonante sorda, il suono della Z sarà anche in questo caso sordo.
Leggere correttamente la grafia di una lingua significa dare un valore peculiare o fondatore al proprio contenuto. Dire filza e non filia, corzu e non corium, testimonzu e non testimonium, brazzo e non braccio significa trasformare il latino ecclesiastico o italianizzato in sardo latino. Un altro gruppo utilizzato nella scrittura antica era formato dal nesso consonantico D più I più vocale. Nel concreto, la parola latina diaconum, ossia diacono, a inizi di parola si leggeva zaccano, come ancora oggi si pronuncia in sardo nuorese. Quando questo gruppo consonantico si trovava all'interno di parola, quindi in posizione intervocalica, si leggeva invece come una S sonora, articolata negli alveoli in modo fricativo. Il lemma latino medium, ad esempio, diventava mesu, senza la desinenza M dell'accusativo o del nominativo singolare, perché il sardo non possiede i casi del latino. Anche l'italiano segue per certi aspetti la stessa regola, tant'è che la I preceduta da consonante e seguita da vocale del latino medium risolve nell'italico mezzo con la Z sonora. Adottando tali regole, il toponimo della città antica di Milano si deve pronunciare mesulano, come in sardo, e non mediolanum. Ben più importante è il latino mediterraneus, che origina da un precedente medium terraneum, che risolve in sardo con mesuterrans, in mezzo alle terre. Una delle tante conferme a questa regola viene dal toponimo latino Media, una località del Lazio antico posta alla periferia della città di Latina, che oggi è chiamata Mesa, come in sardo, e significa appunto in mezzo. Per comprendere il meccanismo linguistico del nesso D più I più vocale, prendo a riferimento la figura mitologica di Dioniso, genericamente definito dio dell'estasi. Oggi è normale leggere la voce Dioniso o Dioniso, così come la vediamo, ma per conoscere il valore intrinseco di questo lessema si devono impiegare le norme in uso qualche secolo prima di Cristo. In tal modo si dovrà pronunciare il greco Dionusios, traslitterato in latino con Dionusus, come il sardo attuale Zonus, vale a dire con la nostra Z sonora. A questo punto occorre spiegare perché Zonusu derivi dal sardo e non dal greco, sebbene Zonusos sia una variante riscontrata anche nel greco eolico. La pianta della ferula, meglio nota come finocchiastro, nel periodo della fioritura può raggiungere i 3 metri di altezza. Una volta essiccata, il suo arbusto diventa leggero e resistente, tanto che viene attualmente impiegata per fabbricare oggetti. In altri tempi dalla ferula si ricavava il bastone di comando, usato dal sommo sacerdote o dal capotribù, ancora oggi tenuto dal Papa. All'asta della ferula venivano lasciati i nodi in corrispondenza dei rami laterali, che in sardo venivano chiamati zonosos, bernoccolosi. Conseguentemente anche chi deteneva il bastone veniva chiamato zonus, epiteto trasmesso da Dioniso al religioso dei nostri giorni, che viene denominato in sardo anche re zonosu. Il capo tribù, raffigurato nei bronzetti votivi sardi, con in mano il bastone nodoso, ovvero sia zonus, precede in ordine di tempo l'iconografia greca, per cui è evidente che il primato è sardo e non greco. Dius e Zeus, entrambi derivati da die o giorno, non sono termini appartenenti a due lingue differenti o varianti diverse della stessa lingua, ma due forme di scrittura susseguitesi nel tempo. A un certo punto della storia, il nesso D più I più vocale è divenuto Z più vocale. Pertanto, Dius e Zeus sono sinonimi. Le migliaia di domus de Janas sarde devono il proprio nome a Diana, divinità lunare, per cui con la stessa regola Diana si leggeva Zana, come ancora chiamata nel nuorese la Giana. Dunque, domus de Janas significa casa della luna e non casa delle fate. Due parole ricorrono costantemente nella letteratura latina di guerra, bellum e proilium. Entrambe vogliono dire battaglia e guerra e vengono utilizzate una per l'altra. Molti latinisti e storici hanno trascorso notti insonni pensando al loro valore intrinseco, poiché si sono posti la domanda: cosa vuol dire bellum e cosa significa proilium? Gli studiosi di storia o di latino possono ottenere risposta al loro dilemma da chi ha competenze nello studio della lingua sarda, perché queste due parole sono scritte in sardo. Prima di svelare l'arcano, occorre spiegare che in antichità le due consonanti B e V si equivalevano.
Questo fenomeno linguistico si chiamava betacismo, poiché alla lettera V in altri contesti territoriali poteva alternarsi l'omologa B. Ancora oggi, in alcune realtà linguistiche della Sardegna, a inizi di parola il lemma vino si pronuncia vino o binu. All'interno di parole, invece, solitamente quando la B o la V sono intervocaliche in sillaba atona, vengono sincopate in logudorese e in campidanese, ma non in nuorese. Pertanto, nella variante sarda nuorese, il fiume è pronunciato rivu o ribu, in logudorese diventa riu e in campidanese arriu o erriu. Come si evince dall'esempio sopra riportato, nel nuorese, il più conservativo tra le parlate sarde, le consonanti B e V, anche in posizione intervocalica, rimangono in uso. La differenza di pronuncia tra rivu e ribu è impercettibile. Un'altra lettera da tenere in considerazione per spiegare il significato di bellum e di proelium è la consonante liquida L, già vista anche se in modo sfumato. In sintesi, prima dell'invenzione delle consonanti doppie gemelle, il grafema L poteva tradurre il fonema L di pala, arnese da lavoro, quello della doppia L di palla, in campidanese paglia, e quello cacuminale D di sedda, con la doppia L. Ma per comprendere se la doppia L latina sia una cacuminale o una liquida laterale, occorre tenere in mente la corrispondenza tra il logudorese fizza e il campidanese filla. Z e doppia L sono il risultato del nesso consonantico latino L più I più vocale e non della doppia L cacuminale. Per cui la doppia L latina di sella si pronunciava in latino, in sardo campidanese, in sardo logudorese sedda, poiché al campidanese sedda non corrisponde un ipotetico logudorese sezza, mentre invece al latino velius, nome gentilizio romano, con il betacismo che trasforma la B in V e senza la desinenza S del nominativo, poiché il sardo non possiede i casi, corrisponde sia al logudorese berzu, con la rotacizzazione della L in R, sia al campidanese bellu. Il velius, dunque, equiparato al sardo bellu o berzu. Quindi, venendo al nocciolo della questione, il latino proelium, parola composta dalla preposizione pro e dal sostantivo belium, diventa in sardo pro belzu, in cui belzu è rotacizzato in nuorese con berzu e lateralizzato in campidanese con bellu. In altre parole, le voci latine velium, letto velzu o belzu, e bellum, in sardo bellu, sono la stessa cosa. Il primo termine proviene dall'aria logudorese, il secondo da quella campidanese. Entrambe significano guerra e sono sinonimi. Ora bisogna chiedersi qual è il loro significato. Berzu e bellu vogliono dire entrambi vello, ossia pelle conciata dell'animale, quella che i sardi pellasci indossavano per proteggere il proprio corpo in battaglia. Questo particolare indumento, talvolta avvolto nei fianchi e in veste di mantello, è indossato dai guerrieri riprodotti nei bronziti e nella statuaria antica sarda. Tale vello si rifà anche alla pelle tenuta da Ercole, il divo dell'omonima costellazione, riprodotto nell'iconografia sarda. In Sardegna bellu è un cognome diffuso, mentre proerzu identifica oggi un soprannome o cognomen. Nella mitologia, Giasone e i suoi argonauti andarono per i mari alla ricerca proprio del vello d'oro. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò più avanti. Saludos a tutti.